Il grave problema dell'emergenza sanitaria ha messo in ginocchio anche i vari settori dell'economia, dal grande al piccolo imprenditore, perciò che di competenza regionale cercheremo di saperne di più avendo in diretta telefonica Sonia Palmeri, assessore al lavoro e alle risorse umane della Regione Campania. Benvenuta, assessore. Grazie, grazie, ben trovato. Un momento davvero difficile per la nostra economia, con le imprese letteralmente in ginocchio, dicevamo. Ecco, le facciamo una domanda molto generica, poi lei ci risponderà. Che cosa sta facendo la Regione Campania? Cosa avete già attuato finora a sostegno delle imprese? Beh, stiamo mettendo in campo un lavoro immane, direi io, che si appesantisce ancora di più dal fatto che stiamo lavorando tutti smart working, quindi manca molto spesso anche la possibilità di prendere una decisione in una semplice riunione. Comunque, stiamo andando avanti, abbiamo messo in campo non solo un piano per l'emergenza socio-economica della Regione Campania, piano importante di 900 milioni di euro, però poi ognuno mi ha assessorato. Sta cercando di portare avanti con forza tutto quello che vuol dire, ecco, confrontarsi con questa crisi e con questo momento. In particolare l'assessorato al lavoro come dire, ha messo in campo già in maniera fluente la cassa integrazione in deroga, che è la cassa integrazione che ad oggi in Regione Campania ha accolto ben 51.000 istanze, quindi sono 51.000 datori di lavoro loro delegati che si sono iscritti alla piattaforma per avere un contributo sulle casse integrazione per oltre 100.000 dipendenti. Quindi sono numeri importanti. Assessore, i trasporti ad esempio che sono fermi, che cosa succederà per i dipendenti? Verranno regolarmente pagati? Sì, la Regione Campania con una delibera di giunta ha cercato di andare assolutamente incontro ai trasporti, soprattutto al trasporto pubblico locale, perché ha già pagato il corrispettivo di esercizio alle società di trasporto pubblico locale, anche se il servizio poi fondamentalmente il chilometraggio non si è reso, ma ci siamo basati sul chilometraggio di marzo ed aprile del 2019, in modo tale che poi le aziende potessero in questo modo pagare i dipendenti. Ecco, le misure messe in campo ci risulta a questo punto che siano davvero tante, questo dovrebbe darci maggiore ottimismo in vista di uno sblocco totale delle attività, ma quando gli imprenditori possono avere materialmente la disponibilità di questi aiuti? Sì, noi stiamo correndo in una maniera incredibile con le direzioni generali a mettere su carta in maniera efficiente e a burocrazia zero quanto più possibile poi le misure che abbiamo adottato. E quindi da martedì prossimo, dalla prossima settimana, sarà disponibile sul sito della Regione Campania una sezione propria che riguarda il piano per l'emergenza socio-economico della Regione Campania. E lì all'interno ci sarà il link per due piattaforme, una a cui potranno accedere i professionisti che si vedranno riconoscere un contributo se al di sotto di 35.000 euro di fatturato e le aziende, le piccole aziendine, se sono al di sotto di 100.000 euro di fatturato. Quindi già da lì poi in due o tre clic in maniera molto veloce perché i controlli fondamentalmente li faremo al CSPOS, si potrà immediatamente iscriversi per avere il contributo e noi contiamo che già a fine di aprile, ecco, queste categorie, così come le altre, potranno già avere un contributo. Assessore, la sanità non è il suo assessorato, certamente. Potrà cambiare qualcosa, secondo lei, alla luce di quello che è successo con la pandemia? Io credo che i tagli non si dovrà più parlare, forse bisognerebbe tagliare i superflui, d'accordo lei? Beh, sicuramente sono d'accordo, noi siamo usciti dal commissariamento della sanità con grandissimi sacrifici, grazie alla guida di un condottiero come il presidente De Luca, grazie alla sua lungimiranza e al lavoro di tutta la giunta e soprattutto di tutto il personale medico, sanitario e parasanitario. Ed è per questo che oggi possiamo fare delle assunzioni, operare dei miglioramenti nella edilizia ospedaliera e chiaramente potenziando anche tutti i reparti. Ecco, questa è stata la prova, la Regione Campania ha dato veramente una prova anche in tutta Italia di una grandissima
efficienza. Questo stile, questo livello, questa efficienza la dobbiamo assolutamente mantenere e questo è anche il messaggio che diamo al governo, niente più tagli alla sanità. Vuole aggiungere qualcosa? No, no, quello che voglio aggiungere è che un occhio particolare il Presidente senza dubbio lo ha dato a tutti coloro che hanno, come dire, una situazione di grande disagio, come ad esempio ai pensionati e quindi per 250.000 pensionati per 2 mesi, mese di maggio e mese di giugno, avranno assegni sociali, pensioni sociali e pensioni minime che arriveranno a 1.000 euro. Quindi per 2 mesi 1.000 euro a maggio e a giugno, nonché le famiglie con ragazzi giovani al di sotto dei 15 anni, nonché ragazze e famiglie con un disabile in casa. Questo vuol dire guardare alla comunità, questo vuol dire anche stringersi intorno a una comunità che in questo momento storico e con l'approssimarsi della Pasqua, ecco, si deve sentire assolutamente più vicini. Noi stiamo lavorando H24, l'istituzione c'è, la Regione Campania lavora veramente H24. Beh, diciamo che questa è un'altra bella notizia. A questo punto, Assessore, io non farei altre domande. La ringrazio tanto per la sua disponibilità. Le auguriamo buon lavoro e una buona Pasqua.